L'ultima volta che ci eravamo visti era stata in redazione del Corona a Milano, te a lo Milano. Ricordi? Certo. Che prima che succedesse il patatrac, l'inimmaginabile. Adesso Massimiliano Gallo alla mostra di Cinevenezia, con, non con uno ma con due film, due tra i più importanti, perché uno è stata La mano di Paolo Sorrentino e l'altro di Alessandro Gasman, Il silenzio grande. Che effetto fa essere qui, non da comprimario, ma qui si va in campo con la maglia quella importante, insomma? Guarda, io Venezia oramai sono legato, diciamo, a una serie di ricordi e di sensazioni, di emozioni, perché negli ultimi 7 anni ci sono venuto con 9 film, un anno con 3, quest'anno ho una tensione diversa, perché innanzitutto tornare a Venezia non è mai banale, non è mai la stessa cosa, e adesso arrivarci con Il silenzio grande, quindi con un film dove sei protagonista assoluto di questo racconto, in un film secondo me bellissimo, che è questo che ha fatto molto Alessandro Gasman, è chiaramente un'emozione diversa. Esatto. Stanotte non ho dormito, quindi. E poi dall'altra hai pure il film di Sorrentino, in cui fai una parte più piccola, ma è il film di Sorrentino, Ritorno a Napoli dopo 20 anni dall'Uomo in più, insomma, con quel racconto, titolo lì, per uno come te, che no, Diego Armando lo vide in campo. Insomma, sì, ma poi avendo visto Paolo in azione, diciamo, sul set, no? Era un Paolo molto sereno, nel senso, secondo me è stato pure catartico, no? Raccontarsi, raccontare una faccenda così complessa, e quindi anche la, diciamo, quello che abbiamo raccontato della famiglia, chiaramente con delle invenzioni, con delle cose che non sono, certo, che non erano, diciamo, però secondo me è stato catartico per lui, e quindi lo ha fatto con gli attori che stimava, con gli amici, e quindi per me ritrovarmi in scena con Tony, con Teresa Savonangelo, tutta una serie di attori che stimi. E tra l'altro Sorrentino in conferenza stampa ha detto: era da un bel po' che volevo lavorare con Massimiliano Gallo. Davvero? No, non l'ho saputo. Che bello. Insomma, diciamo che quando il mister ti dà la fiducia, tu vai in campo. Vai in campo. Dai. No, Tony è stato, io gli mandai un messaggio molto bello di dopo il film, in cui lo chiamavo maestro, perché secondo me il maestro non è uno che ti racconta e ti dice io ho fatto, ho detto, è uno che le cose te le insegna con, perché le vede con, un attimo prima. Esatto. E quindi vederlo alzarsi prima di tutti per fare lo stand in, per stare al posto, per vedere se era buona la luce, è un grande insegnamento che non è da tutti, e quindi gli faccio complimenti ancora. Sì, assolutamente. Senti Massimiliano, oltre al cinema, lo sai, io quando ti vedo, poi io voglio sentire qualcosa di quando andavi con Papà Nunzio a vedere Diego Armando, e poi anche in Estata la mano di Dio, no? L'altro giorno parlavo con Marlon Giuberto, un altro dei protagonisti, diceva non è mai stato nominato Maradona, però è ovvio che è una presenza. È una presenza, come diceva Paolo, mistica, no? Questo arriva da una grotta. Io l'ho visto quel giorno che lui arrivò, si pagava 3.000 lire per vederlo, cioè eravamo 70.000 persone, lui fece solo il giro del campo, poi due palleggi, parlò e era già per noi una cosa allucinante. Poi feci un abbonamento prima in curva e dopo un paio d'anni nei distinti, quindi ho visto il Napoli che vinceva gli scudetti, la Coppa, ma la bellezza era che tu vedevi anche semplicemente in allenamento, il biglietto era già pagato. Cioè, secondo me lui aveva non solo un senso di appartenenza verso la città e viceversa, ma aveva un senso dello spettacolo. Assolutamente, è quello che dico sempre io. Lui aveva una coscienza di quello che stava facendo, che era pazzesca. Quindi lui sapeva che avevi pagato e sapeva. Infatti poi alcuni giocatori lo hanno detto, lui li rimproverava perché diceva questa è gente che fa dei sacrifici per venire la domenica, paga. Aveva proprio il senso dello spettacolo. Fantastico. Sarebbe stato un grande nel cinema. Sì, era un grande entertainer anche in fondo, no? Nel senso più bello del termine. Senti Massimiliano, l'altro giorno è stato qui anche Andrea Pennacchi, Paolo Pierobon, Lorenza Indovina, abbiamo avuto diversi attori italiani e con loro parlavamo, perché Paolo Pierobon e Pennacchi sono due attori teatrali formidabili. Straordinari. No? Dicevo, se fossero stati americani, no? C'è sempre, anche con te, siccome tu sei talmente bravo, se fossi stato americano... Maximi. Però secondo me dobbiamo togliercela da addosso sta roba. Nel senso che io vedo che c'è una qualità molto alta nel cinema italiano, che continua ad alzarsi, perché i tempi si sono ristretti, i registi sono sempre meno pazienti, c'è poco tempo per girare, devi ottimizzare, devi essere bravo. Fortunatamente devi essere bravo. E quindi
questa caccia agli attori bravi è continuata. Nel film Il silenzio grande, cioè La Fotaras e l'Infatti, che sono due ragazzi di poco più di 20 anni che sono già formati, sono attori. E questa cosa mi dà da una parte un gran senso, diciamo, di ottimismo verso il cinema italiano, come l'ottimismo me lo dà il fatto di essere tornati a fare finalmente il genere, il film di genere. Sì, quindi vuoi fare un giallo, vuoi fare un western, lo fai, perché è comunque un'industria di intrattenimento che avevamo completamente dimenticato. Totalmente, sì. Però abbiamo degli attori straordinari, quindi io mi toglierei da addosso questa cosa. Forse è una cosa che deve togliersi un po' da addosso il pubblico, che se lo vede parlare in inglese o in americano, è anche la critica. È anche la critica. Devo fare un piccolo appuntino sulla critica, che tra l'altro mi vuole un gran bene, quindi non ho niente da dire. Però per esempio per il film di Gassman qualcuno dice, però un impianto un po' teatrale, è una cosa che non diresti se vedessi un film francese. È un film francese, un film inglese, ne ho visti tanti, inglesi e francesi, con un impianto più che teatrale. Secondo me dobbiamo togliercela addosso, perché abbiamo, innanzitutto mi sono rivisto sulle varie piattaforme, mi sono rivisto il grande cinema italiano e ho capito perché poi ci hanno copiati tutti, da Spielberg a qua, hanno copiato tutti. Penso che la Vertmüller l'hanno fatta a pezzettini, andata e ritorno tra Tarantino, le inquadrature, i primi piani. Abbiamo insegnato cinema nel mondo, continuiamo a farlo e dobbiamo, secondo me, essere fieri di questo, e soprattutto quelli che consumano cinema devono abituarsi all'idea che un film italiano può essere un grande film. Quindi è da vedere prima di scartare, di vedere tre scorze americane. Assolutamente. Senti Massimiliano, ti faccio l'ultima domanda, che in realtà è un gioco, perché noi all'Hot Corner siamo dei giocattoloni in fondo. Stasera ti chiamano, devi partire per un'isola deserta, parti domani mattina e in valigia puoi mettere un solo film. Qual è? Vabbè, a me è facile, perché c'era una volta in America. A proposito di grande cinema italiano. Sì, perché ma non per altro, perché ci sono talmente tanti capolavori che sarebbe impossibile, però è proprio il tipo di cinema che da pubblico mi piace vedere, quindi grande magia, una bellissima fotografia, uno stupendo racconto, degli attori straordinari, dei carrelli molto lenti, cioè l'idea di andare, capito, a cinema in una grande sala, tra l'altro, che dobbiamo ritornare in sala, e quindi per me sarebbe facile. Noi il 16 settembre andiamo in sala con Silenzio Grande. Noi saremo lì in sala in prima fila, come sempre. Massimiliano Gallo, grazie per stato all'Hot Corner. La prossima volta ci vediamo a Milano-Venezia. Se viene a Napoli sono contento. Facciamo una cosa a Napoli. Mi faccio un po' da Cicerone. Facciamo una puntata più lunga e vi accompagno. Promesso. Vai. Massimiliano Gallo, grazie mille. Ciao.